Esistono libri che inspiegabilmente, non si sa per quale motivo, sapete, il mondo dell'editoria è strano, per quanto promossi dalla casa editrice, non riescono a farsi notare. Il motivo, come ho appena detto, il mondo dell'editoria è strano, non esiste una spiegazione logica plausibile, ma sta a noi che ci occupiamo di informazione, noi onesti, perché poi ci sono tanti disonesti, capre, roba del genere, andare a recuperare quelle uscite che realmente meritano. E una di queste, permettetemelo di dirlo, è proprio il tomo che ho in mano, che parte dagli elogi del maestro Lamberto Bava, figlio dell'altrettanto e ancora più grande maestro Mario Bava. Sto parlando di 5 biglietti per un drive-in firmato Mattia De Pascali, che già solo per la copertina per me è un libro che merita di stare in qualsiasi biblioteca. Uscito solo in cartaceo, se non mi sbaglio, non è uscito in ebook. Mattia De Pascali è un regista, perciò un uomo che non nasce direttamente dalla narrativa, e come regista ammetto di non conoscerlo. Però, dopo che ho letto questa splendida raccolta, fidatevi, andrò a cercare tutto ciò che ha girato. Perché sono convinto che con la telecamera, se ci sa fare la metà di quanto ci sa fare con la narrativa, è un mostro, è bravissimo. Si intitola 5 biglietti per un drive-in, ma in realtà sono 10 racconti. Questo perché? Perché voi, che non lo sapete probabilmente, non dico che non lo sapete, ho detto probabilmente non lo sapete, anzi, diciamoci la verità, siete delle capre, non lo sapete. Scherzo, ovviamente. In America, quando tu andavi con la macchina al drive-in, o ai pochi drive-in che ancora ci sono per vedere un film, pagavi un biglietto e vedevi due film. La stessa cosa qua. 5 per 2, 10. 5 biglietti per un drive-in vuol dire 10 storie. E lui ci regala 10 racconti che sono veramente straordinari. Il genere spazia tantissimo, il buon Mattia. Partiamo dal distopico fantascientifico di Brain Runner per incrociare altri titoli che vanno a bussare alle porte dell'horror più grottesco e classico di Quentin Tarantino, dell'assurdo nonsense grottesco fino ad arrivare a un thriller dai rimandi gialli che potrebbe addirittura richiamare certi colori di Edgar Allan Poe. Permettetemi di citarvi un paio di titoli che anche solo proprio per i titoli che hanno meritano di essere letti, a parte Brain Runner che ho già citato, Maciste contro i figli di Pulana, cioè genio. E poi c'è il deludente caso del quasi dottor Pontini, per non dimenticare, spara il prossimo tuo. Cioè, ragazzi, Mattia De Pascali ha confezionato una raccolta di racconti, che per di più c'è pure scritto dietro, cosa 16,90 sono, per i più precisini, più di 100 pagine, 120, 130 pagine, che merita di essere letto, specialmente se siete dei fan proprio del già citato Tarantino, di Rodriguez e di tutto quel cinema che è un po' outsider ma anche mainstream. Eh sì, perché mainstream? Perché è scritto in modo talmente asciutto, talmente bello, talmente cinematografico. Sembrano 10 piccoli trattamenti per altrettanti 10 film che vedrei tutti. Cioè, se io avessi l'opportunità, io ci lavorerei con Mattia De Pascali perché è troppo avanti. Anche i dialoghi sono qualcosa di straordinario. Datemi un'occasione, fatelo vostro. Non è il classico scrittore che si cimenta nella raccolta di racconti che trovi self a 0,99. È un regista sponsorizzatissimo, in cui ci crede tantissimo. Vi faccio vedere pure chi. Sua maestà Lamberto Bava, come vi ho già detto. E ne vale la pena. E se ci crede Bava, perché non ci devo credere io, che per di più ci ho creduto e ho fatto bene? Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Per il resto, che dire, tanti like, tante iscrizioni e noi ci vediamo alla prossima al drive-in.